affermata, noi ovviamente l'abbiamo verificata e possiamo dire che nel corso della notte ci siamo convinti che la versione sappiamo che dovrà essere giudicato in Italia perché questi fatti noi abbiamo trattato, nel senso che io gli ho detto tramite la torre di controllo: tu cosa vuoi? Io voglio parlare con le autorità perché devo fare delle dichiarazioni, voglio che il Papa sappia della mia condizione e tutto il resto. Cioè, evitate di ritenere che ci troviamo di fronte ad un caso anomalo. Perché c'è una legge speciale sul dirottamento aereo che vuole che il cittadino straniero, quando commette il fatto in Italia e il dirottamento avviene nel territorio italiano, debba essere giudicato dalla legge italiana.